Vi propongo una curiosità ulteriore rispetto alla mostra Per sogni e per chimere, Giacomo Puccini e le arti visive. Qui vicino a me c'è un'opera di Paolo Trubetskoj, grande scultore italiano di origine russa, di cui abbiamo molte opere esposte in questa mostra, perché fu uno degli artisti che fu in contatto con Giacomo Puccini. Ma questa scultura in particolare ha una storia molto interessante. 1897, veglione di carnevale della famiglia artistica milanese, questo gruppo di artisti gravitanti su Milano. Era un veglione intitolato alla Bohème di Puccini e fatto in polemica non troppo velata nei confronti della Bohème di Ruggero Leoncavallo, che sarebbe andata in scena di lì a un paio di mesi a Venezia. Quindi diciamola tutta, i milanesi, amici di Puccini, gufavano un po' rispetto alla Bohème concorrente dell'altro compositore, di Ruggero Leoncavallo. In questo veglione di carnevale, dove tutti erano in maschera, c'era un premio, ovvero la dama che avrebbe avuto l'abito più bello avrebbe avuto l'onore di essere ritratta da Paolo Trubetskoj. Vinse il premio la signora Auernheimer, la quale portava un abito ispirato alla Manon Lescaut di Giacomo Puccini. Ed è così che nacque appunto questo bronzo, appunto, che ritrae la signora Auernheimer con l'abito intitolato, ispirato meglio alla Manon Lescaut di Puccini, che vinse il premio a questo veglione di carnevale del 1897. L'opera ci è prestata dal Museo Valtellinese di Storia e Arte di Sondrio.